Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto ieri, che sono stata alla soffitta normale, non soffitta del re, quella che c'è qui nel mio paese, l'ho trovata aperta, quindi sono entrata e ho fatto un piccolo shoppingino che vi faccio vedere subitissimo. Allora, ho preso delle gonne e due body, gonna, questa l'adoro, ho la fascia tipo uguale e l'ho voluta prendere un po' così stile vintage col plissé, i fiori li adoro e ho praticamente una fascia che ho preso dai cinesi che è quasi identica, 2 euro l'ho pagata, un po' da nonnina, però sapete che poi io le sdrammatizzo, cioè questa è molto anni 50 e l'ho amata quando l'ho vista. Con le pieghe, i quadretti, fa molto Carla Gozzi style con tutte le pieghe, è anni 50 con una bella fascia e magari una scarpa un po' strong, la vedo molto molto bene. Ora voi mi direte, madonna, Veronica, cosa hai comprato? Però sicuro che poi faremo l'outfit giusto. Poi ne ho presa un'altra, che è questa qui bianca, un po' più casual questa, che ha tutti, è di cotone, ha tutti tipo delle medagliette, dei diamanti. Mi piaceva perché, allora, era bianca e oro, e aveva queste borchiette così, quindi ho detto la prendo, si sa mai. Carina, sì. Dovrebbero andarmi in Italia, comunque sapete che lì ci si presta una taglia, un'altra. Poi ne ho presa un'altra, che è questa, che è praticamente un'ispirazione di Disegual. Anche questa l'ho pagata 2 euro, quindi una stupidata, 2 euro l'una. E questa qui, vediamo, non ha marche particolari, secondo me arriva da qualche mercatino etnico, qualche banchetto etnico, è fatta così. La signora ha insistito che la comprassi, ho detto ma sì dai facciamo, proviamo, se la vede Simone mi spara. E poi ho preso due body, curiosa di provare questi body, sono praticamente due body normali. Il primo è questo che è molto bello, vale anche secondo me come sottogiacca, ah ecco c'è la marca, Miss Lepel. Vabbè, mi piaceva tantissimo per la parte davanti, guardate che bello che è, l'ho pagato 3 euro e poi c'è il pizzo così, l'ho immaginato anche con un blazer adesso quando farà un po' più freschino, magari, non so, per andare al lavoro un po' troppo sexy, però si sa mai. E questo è carino, 3 euro e poi l'altro nero, se riesco a capire che marca è, sono un po' agitata oggi, continuo a parlare, boh, questo non si capisce, comunque è nero con il pizzo, un po' stile, sembra un po' giapponese, guardate che bello, così, proprio bello, 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 fatto così, col pizzo così, bello accollato, anche questo, secondo me come sottogiacca è molto figo. Comunque li vedrete presto, appena, adesso c'è una fa pazzesca, appena arriverà il tempo di mettere queste cose un po' accollate, cioè io sto morendo di caldo anche oggi, appena arriverà un po' il tempo, l'autunno, vedrete presto questi outfit con queste cose. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, ho fatto il video più breve della storia, ci vediamo nel prossimo video. No, devo farvi vedere anche un'altra cosa, mi viene troppo da ridere perché ho fatto un ordine, degli ordini su Wish qualche settimana fa, ma non era, cioè non pensavo che arrivassero così velocemente e comunque non mi ricordavo più di averle prese. Ma arriva a casa sto pacco, lo apro al buio, tra l'altro ho detto ma che cos'è, ma che cazzo è, ma cos'è, ma cos'è, ma cos'è, non riuscivo a capire cosa fossero al buio. Poi ho guardato, ho acceso la luce, ho detto sono le extension, sembrava dei fili, non so cosa. Mi sono arrivate le extension viola, ragazze, da Wish, pagate una cavolata, sono proprio viola viola. E mi faceva troppo ridere perché ho detto mio Dio, non mi ricordavo più di averle prese in un momento di follia. Boh, comunque sono queste, sono tutte così nel loro, hanno la clip e sono nel loro coso. Non so quante listoline siano, listoline, quante listine siano, vediamo. Comunque le ho pagate davvero poco poco poco. Allora, in questa confezione ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 5, sono 5, forse sono 15, allora 15 pezzi. Se le proverò e vi farò sapere. Quindi se nel prossimo video mi vedrete con i capelli mezzi viola, non vi spaventate, ma speriamo bene. Comunque dovrebbero, dovrei clipparle tutte e vedere, poi magari tagliarle un po'. Non so, sono molto curiosa però di provarle e vi farò sapere il prima possibile come sono, magari faccio un video. Niente, era solo questo che volevo farvi vedere che mi era arrivato. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze, ciao! Aspetto di leggere come al solito i vostri commentini. Ciao ciao!